Ciao ragazzi e benvenuti ancora a nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi stiamo per andare a Parigi. Andiamo a vedere la E-League di FIFA. Partecipa il nostro amico Principe. Come avete visto nel video precedente, siamo stati prima a Milano, adesso si va a Parigi. Questi sono punti importanti per i mondiali, eh? Mi raccomando, lasciate tanti like. E sa che ore sono? Sono le 4:36. Buongiorno ragazzi, è uscito la luce, sono appena arrivato, faccio vedere un po' di Parigi. Ci ha messo pochissimo ad arrivare, sì, eccolo qua, la mia stanzetta, piccolina, dormiremo in due. Qua c'è un selvaggio Diego che si fa la barba. Ah, però il bagno c'è sta, dai. Ovviamente il bidet manco a paga, capirai, non c'è stata altre parti d'Europa, figurate, è proprio in Francia. Quindi va bene, la vista è buona. Andiamo a fare colazione. Siamo arrivati ragazzi allo studio Rochon de la Sierre. Fa un po' vedere sto beige. Tiè. Ovviamente si può mangiare, io non mangio la parte di carboidrato. Non finito di mangiare, io purtroppo ho dovuto smettere la mia dieta proteica. Però vabbè, ecco il nostro amico Principe che si sta preparando, che fra poco inizia. Che ore sono? Manca poco. È 12:32. Oh, fra mezz'ora inizia il torneo. Io vado al bagno. Vai al bagno, dai. Svuotati. Eccolo lo studio. Ci dobbiamo arrivare, eh? Primo scontro è andato, eh? Ne mancano tanti. Ne mancano tantissimi, però intanto dai ragazzi, tifiamo, tifiamo. Ma non potete capire cosa è successo, raga. Praticamente ha vinta la prima, la seconda ha persa, la terza l'ha vinta, la quarta abbiamo persa. E c'era soltanto una possibilità di vincere e andare ai bracket. Sarebbe ai sedicesimi, agli ottavi di domani. Ragazzi, dobbiamo vincere tre partite. Il destino purtroppo ha voluto, e ha fatto scontrare con Ercaccia, che è un altro italiano del Monza. Cioè comunque mi sta troppo simpatico, anche a Daniele, comunque sono pure amici, siamo tutti amici. Ci è dispiaciuto un sacco, sembrava quasi un complotto che ci facevano scontrare così per la partita decisiva. Lui è stato bravissimo, Caccia che ha fatto un partitone appressato, non riusciva a uscire Daniele, ma ce l'ha fatta. 1-1 la prima partita e 1-0 la seconda, quindi proprio risicata come cosa, siamo passati, ci vediamo domani. Ma volete un po' di fusili alla carbonara o fusili alla bolognese? Passettonno, porco due. Giorno 2, siamo arrivati qui alla location. Siamo ritornati, da ieri è stato bravo, è rimasto a casa, in hotel, ha dormito, si è allenato. Allenato no, dai. Era troppo stanco. Ti sei concentrato. Dai, sì, ragazzi. Il bagno, mi sono concentrato. Abbiamo vinto ragazzi, abbiamo vinto. Siamo in semifinale. Clamoroso. Grande Prince si è mangiato 250 gol. Ma quanti contro il glitch e il bar. Non sembra contro Gorilla. Secondo giorno finito, siamo alle semifinali, che domani contro Lucas. E niente ragazzi, oggi veramente è stata una giornata bellissima. Per tutti voi ragazzi, per tutti voi. Troppo bella, guarda, non vedo l'ora che arrivi domani. Sosteneteci sempre, passate in tutti i link in descrizione. Aspettate perché domani c'è altro. Che bestia. Ragazzi,
Siamo usciti dal torneo, dal bunker. Siamo venuti qua al centro a farci un giro. Guarda dove siamo. Bello, so che mi faccio subito una foto così, ragazzi, guarda, è bello. Adesso andiamo a fare un giro, comunque è pieno di gente. Ragazzi, fa una botte. Fa una botte o stanno a scherzare? No. Oh, Rocky Balboa, dopo le scalinate. Ci siamo fatti un po' di foto, qua è pieno di persone, pieno di gente. Non pensavo, perché avevo paura di arrivare qua e non trovare nessuno, però è sabato sera in realtà. Adesso cerchiamo qualcosa da mangiare. Chi di voi è stato in Francia? Commentate con sì o con no qua sotto, fatemi sapere, dai. Finger food. Vabbè, ci penso. Ragazzi, guardate questo cappuccino. A parte che ore sono? 21.50. Sono 21.50, il nostro amico prende un cappuccino e vabbè, e sorvoliamo. Però guarda questo bicchiere, così non ti scotti. Lo voglio pure io a casa. Com'è? Poi fammi sapere com'è sto cappuccino al pub dove si mangia di tutto. Subito, live. Buono, eh? Abbiamo parlato di lui col cappuccino che se lo sta. Ma lui si è preso il tè alla menta. Ma il tè, cioè l'acqua calda. Ho preso acqua praticamente. Perché? La mia domanda è perché? Giorno 3. Non ho fatto vedere nient'altro ieri, mi sono andato a dormire. Ho russato, vero? Mamma mia. Oggi, stanotte ho russato, ragazzi. Ve lo dico, ho russato. Dai, Diego. Carica. Noi intanto abbiamo finito di mangiare la carne. Siamo pronti, semifinale. Contro Lucas, player dello Stoccarda e un altro tedesco. L'ennesimo. Tutti tedeschi, ho beccato. Mamma mia. Dai, ragazzi, oh, ti fate tutti, alzate tutte le mani al cielo. Perché poco adesso, prego, makers. Fra poco entra. Dai, faccio sapere dopo il risultato. Dai, No. Già sbagliato il primo. No, non ci credo. No, dai. Non te lo cagare. Bravo. Senti. Olha. Foda. Centrale, porco dinci, porco. Parolo, ti prego, parolo. Porco. Che non abbiamo finito oggi, mi sa che non come. No, perché sono una capuccia da culo. Vai. Buonasera, ragazzi. Noi siamo andati via, ovviamente, da tanto tempo fa dall'evento. Come avete visto, purtroppo abbiamo perso ai rigori. Purtroppo sì, capita. Capita, però non doveva capitare, perché se quello ha fatto due gol brutti, proprio brutti, per dirmi brutti, aiutami di gioco, brutto. Giriamoci verso di qua, perché c'è la luce più a favore nostro, sennò sembra che sia. Ok, oh, quando siamo illuminati. Ha vinto un brasileiro, però ha vinto il tuo. Il mio compaesano, qui, perché domani si parte, siamo in hotel. Questa, vabbè, c'è questa macchina che ha delle cose favolose, ragazzi. Mangiano un cappuccino, meraviglioso! Meraviglioso, guarda che roba! Io mi sono preso questo. Quello con l'Oreo. Che lo facciamo vedere. Mamma mia, no, ma adesso quello con no. Lion? Quello con Lion. Oh no. Troppo, io bevo, ma troppo buono. Però adesso abbiamo fame.
E io però sto ancora a dieta. Però oggi sgarro, non mi frega niente. No, mettiamo italiano. Vai italiano. Guardate cosa c'è. Cosa possiamo prendere? Non ordiniamo qui e ce lo portano qua. L'asiatico direi di evitarlo. Evitiamo un attimo, perché ce l'abbiamo già coronavirus dopo se ho passato per l'aeroporto. Aspetta, prima di andare sulle patatine, vediamo le pizze. Pure il pollo. Oddio, ragazzi. Le patate. Minchia, le patate così sono. Le pepite di pollo. Aspetta. Aspetta. Oh. Pizza anziano, ma che cacchio è? Questa tre pizza. Tre prosciutto pizza anziano, che cazzo è? Questa mozzarella carne macinata sopra il 72, il 14% del pollo mozzarella carne. No, io voglio questo. Quale? Pizza, cioè campione senior, pomodoro, mozzarella, carne macinata e uovo. Tu te la fidi la carne macinata? No, non so, io no. No, no, non so, magari sarà. Andiamo sulle pizze normali, che pizza anziana non mi conviene. No, guarda quante cipolle c'è. No, cipolla, questo non so che cacchio è. Patate fritte, pancetta, cheddar fuso. Io devi prendere tre di queste, no? Uno. Due semplici. Uno con maionese. E salsa barbecue. E barbecue. Un'altra con maionese e salsa barbecue. E un'altra con maionese, ketchup e barbecue. La pasta. Ah, oh. No, aspetta. No. Io penne carbonara, panna fresca, pancetta con. Ragazzi, 10 euro si danno loro quando arrivano. Scusami, consegna con una porzione di groviera o parmigiana scelta. Grazie mille. Ma fresca pancetta consegnata. Ma sapete cosa? Le penne indiane? No, non lo fate, prego. Lo prendo io. No. Ma la rischio. Let's go. Ma davvero sei a dire? Sì. Me la rischio. Voglio fare questo sacrificio. Cacarella improvvisa. Io ci devo dormire stanotte dentro la stessa stanza. Tanto russo, c'ho un mal di gola io. C'ho il coronavirus. Pappato, tutto a posto. Penne della foresta sarebbe penna fresca. Panna fresca, che penna. È vero, e penne, panna. Che cazzo? Prezzemolo consegnati con una porzione di groviera parmigiana scelta. No, basta questa roba. Aspetta. 28 euro fino adesso, eh? 24, signore. 24. Mamma mia. Roba, questa stava dietro. No, devi aprire subito la carbonara, sennò sei fredda quella. Oh, sbriga di aprire la carbonara, sennò sei fredda, fa schifo poi, eh. Vediamo come si fa. Invece buona. Appare. Con la panna, dai. Ci ha messo la panna nella carbonara. Intanto vediamo che cosa abbiamo qua. Principe, se vuoi aprire. È caldo ancora, bello. È bello caldo, ragazzi, che cazzo. Mamma mia, mi sono sempre. Madonna. Queste sono sue. No, sono tue. Regà, io sto a mangiare sta cosa, sto a fare un errore più grosso della vita mia. Non ho mangiato per 3 giorni sta cosa. E mo si apre la carbonara. La carbonara. Aspetta. Ma questa è pasta al freddo. Come pasta al freddo? No. Io porco, non mi stava a tagliare, che c'è? Allora, questa è pasta, panna e prosciutto, non è carbonara. Vero? Però non sembra male. Ma l'uovo? Che cazzo c'è? Siamo? Proviamo? Dai. Pasta è scolta, si vede. Mazzo, ma come sei? Chi sei? Cracco? Ma c'è il parmigiano qua, non lo metti? Posso assaggiare? Certo. Vi dico. Madonna, ma che c'è il formaggio fuso? Non è il massimo, ma non è malissimo. Aspetta. C'è de peggio, come si dice. C'è de peggio, esatto. Madonna, guarda che sto a fare, raga. Sono stato con ragazze che la facevano peggio. Se vi dico la verità. Questo è un brutto. Questo è grave. Questo è gravissimo. Però spero che tu non gliela abbia. Vabbè. Mai detto. E pasta e formaggio cosa? No, non prendila con un pezzo di bacon. No, ma. Allora, tu devi calcolare che non è carbonara, manco un sapice, manco. No, ma manco per il c***o, ma meno male che non c'è l'uovo a sto punto, chissà dove lo tiravano fuori. Questa è pasta, panna e bacon. Vabbè, oh. Però, oh, ragazzi, non è male, eh. Made un calcio al culo. Così schifo non fa. Ultimo giorno, più tardi si parte, stasera si riparte. Sono qua insieme al nostro amico Diego. Fino adesso hanno scavalcato tutti, è allucinante. E qua, sulla destra, ci sono quelle che dovrebbero controllare. Guardalo. E via. E via. Ecco qua. E via, secondo.
ci sono questi, anche questi, guarda. E lì al terzo. Questo fa tipo la Macarena adesso. Balla tu col Pellegrino Macarena. Guarda qui, questo, no, no, io faccio finta di non guardare, perché sennò poi si, invece guarda, sta riprende tutto. Come è passato? Fai finta di non vedere. No, non hai visto questo, del numero che si è sparato. No, vediamo com'è sta metro. Oh, Alice sarà contentissima, la devo portare qui. Che spettacolo! L'Opéra de Paris. Fa freddo! A Parigi ogni volta che vengo mi cago sotto dal freddo. Se muore. Ti offro un panino se rimani un minuto con la mano dentro quest'acqua. Hai detto, eh? Ma tu lo sapevo che tu facevi. Ma tu non sei normale, quindi vai, provo. Aspetta, prima vedo se è caldo o se è freddo, aspetta. Un minuto, eh? Un minuto. Seduto. Fai vedere prima la mano, prima di. Ok, vai. Vado. Un minuto, provamolo da qua. Lo dico adesso. Parti un minuto. Guardate che le dita non si sentono più. Bad day, what should I do? Faccio una controproposta. Se lo fa anche lui, non mi deve nessun panino. No, te lo pago. Te lo pago volentieri. Ho sentito, ho messo due dita, ancora un mese riprende la mano, quindi va bene così. Un minuto. Sì, un minuto. Fai la mano. Guardate la differenza di colore. Porco due! Hai capito? Porco due! Adesso però con questa mano. Te lo offro volentieri il panino. Non ci tocchiamo fin quando non troviamo qualcosa dove lavarle. Eccoci. Siamo arrivati al Louvre. Ci devo entrare prima o poi. Ma guarda quanta fila c'è, ragazzi. È troppa fila. Per poco questo vlog rimaneva qua in Francia, perché mi sono dimenticato questa macchinetta dentro il posto del souvenir, dove ho comprato una cosa per Alice e per Veronica. Meno male che abbiamo ritrovato. Meno male. Allora, siamo qui. Ho pagato il mio pegno, la mia promessa. Ma sai, sto panino mi sa che è buono, mi sa che devo prenderlo pure per me. Razzo ha mantenuto la sua promessa. Ho mantenuto la promessa sempre, ragazzi, vedi qua dove sta. Io mi sono lavato le mani giusto per ricordarlo. Io ormai ho sgarato la dieta da ieri. Dai, eh. Siamo arrivati a l'Arc de Triomphe. Rieccoci qui davanti alla Torre Eiffel. Infatti è molto più bella, però. Grande, grazie autobus, grazie, grazie. E niente, quindi dopo essere tornati qua, ormai è tardi, devo andare all'aeroporto e sperando non mi venga un po', non mi venga la febbre, perché poi mi bloccano sicuro 100% a Fiumicino. È stato bello, potevamo fare un po' meglio, ma la fortuna non è stata al 100% dalla nostra parte. La prossima volta sicuramente andrà meglio. E andiamo a vincere a Bucarest, Beppe. Andiamo, Beppe.